Hello Freaks, oggi voglio parlarvi di un altro caso misterioso che ha sconvolto un'intera comunità e che continua a suscitare domande e dubbi a distanza di anni. Ma non preoccupatevi, non voglio rovinarvi la sorpresa. Quindi, se siete curiosi di sapere che cosa è successo al piccolo Jaden Lejsky, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo. Siamo in Australia ed è il 14 giugno 1997, ma per entrare nel vivo di questa vicenda dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e conoscere i personaggi coinvolti. Prestate attenzione alle immagini per capire chi è chi, e questa cosa è davvero fondamentale per comprendere la nostra storia. Cominciamo dalle sorelle Belinda e Katie Murphy, nate negli anni 70 e unite da un legame indissolubile sin dall'infanzia. Tuttavia, quando diventano adulte, il loro rapporto subisce una brusca svolta. Il motivo? Una gravidanza inaspettata di Katie, la quale, per un po' di tempo, decide di portare avanti la gestazione da sola. Ma tutto cambia quando incontra Brett Lejsky, un giovane che diventerà il suo compagno. Ma cosa c'entra questa vicenda con il caso di cronaca nera di cui stiamo parlando? Semplicemente perché nel 1997 Brett Lejsky viene trovato morto in un campo di grano. E la lista dei sospetti comprende proprio le sorelle Murphy, che secondo alcune fonti sembravano avere un movente per compiere un gesto così terribile. Ma sarà davvero così? È l'ottobre del 1992 e Katie Murphy, appena dopo aver dato alla luce la figlia Harley, si sposa con Brett Lejsky. I due sembrano molto felici insieme e dopo qualche tempo decidono di avere un secondo figlio. Shannon nasce nel 1993. Tutto sembra perfetto, ma purtroppo questa fase di tranquillità non durerà lungo. Si vocifera che Brett fosse un traditore, e questo per Katie è insopportabile. Alla fine i due divorziano, e per Katie è difficile accettare la relazione tra Brett e Belinda, la sorella minore. Le due sorelle si trovano in una situazione problematica, con lo stesso uomo. E la situazione peggiora quando Brett si fidanza con Belinda. La relazione tra le due sorelle si incrina, i loro rapporti si interrompono. Brett e Belinda convivono felicemente per 2 anni, e poi, nel gennaio del 1995, Belinda rimane incinta di Brett. Insieme i due genitori portano al mondo 2 figli: Brianna, la figlia, e il figlio maschio Jaden Raymond Lejsky, nato il 30 aprile 1996. Purtroppo la coppia Belinda e Brett sta attraversando un periodo difficile e sembra che Brett stia seminando zizzagno ovunque. Con l'arrivo del piccolo Jaden, la situazione si complica ulteriormente nella vita di Belinda e Brett. Ma quello che succederà dopo sarà ancora più sconvolgente. Nel mondo del true crime, l'adulterio può essere la causa di molte vicende tragiche e questa storia ne è un esempio lampante. Brett, che aveva tradito Katie con la sorella minore Belinda, subisce a sua volta il tradimento della sua compagna. La donna si intrattiene con un certo Greg dal cognome impronunciabile e che apparirà a schermo qui accanto a me, che risulta essere il migliore amico di Brett e il proprietario di un negozio di auto in cui Brett aveva lavorato in passato. Nell'aprile del 97, la notizia della relazione tra Belinda e Greg raggiunge le orecchie di Brett, che, stufo di entrambe le sorelle e dei figli avuti con entrambe, decide di abbandonare tutto e tutti e di trasferirsi dall'altra parte del paese. Il quadro familiare è davvero singolare e quasi inverosimile, ma è tutto vero. Adesso le due sorelle si ritrovano da sole a gestire i loro figli, in un clima di odio reciproco per l'uomo che è oramai sparito dalle loro vite. Belinda è ancora giovane e decide bene o male di continuare la sua relazione con questo Greg, senza dover più nascondere nulla a nessuno. Ma la vita è piena di segreti e Greg potrebbe avere qualcosa da nascondere. La situazione è inquietante e lascia aperte molte domande su cosa possa accadere in futuro.
Lasciate che vi racconti una storia di tradimenti e di segreti adesso. Una vicenda che, come spesso accade, coinvolge molte vite, con conseguenze a volte inaspettate. In questo caso i protagonisti sono Belinda e la sua famiglia e il suo nuovo compagno Greg. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, perché anche lui ha il suo scheletro nell'armadio. Mentre Belinda inizia una relazione con Greg, ignara del suo oscuro segreto, questi continua a frequentare un'altra donna, la sua ex Yvonne. Un nome che ci tornerà utile più avanti. Insomma, Greg non è certo migliore del precedente compagno di Belinda, Brett, che aveva incasinato la vita di molti con le sue scappatelle. Ma in tutto questo, il protagonista assoluto della nostra storia è il piccolo Jaden. Greg vive in una casa tutta sua dall'altra parte della città, dove passa le giornate riparando auto per amici e conoscenti. Nonostante la sua doppia vita, sembra essere affezionato ai figli di Belinda, in particolare a Jaden. I membri della famiglia sono soliti occuparsi dei figli degli altri membri a vicenda, ma Greg è quello che si prende più spesso cura del piccolo Jaden. Ma questo non è un bene, soprattutto alla luce delle sue continue infedeltà. Siamo certi però che Yvonne non fosse l'unica donna che Greg stava tradendo in quel momento. Questa storia è soltanto l'inizio e chissà dove ci porterà. Ma una cosa è certa, il tradimento è sempre la radice del male, che porta dolore e sofferenza in molte vite. Ma ad un certo punto il segreto di Greg viene scoperto. È un doppio giochista che tradisce la sua compagna Belinda, frequentando di nascosto la sua ex Yvonne. Ma la sua vera ossessione è il figlio di Belinda, Jaden, del quale si è affezionato in modo morboso e insiste per diventare il suo unico babysitter a tempo pieno. Belinda, ignara della vera natura di Greg, inizia a cedere alle sue richieste, non sapendo che sta aprendo le porte ad un incubo. Greg è il tipo di persona che sa come manipolare gli altri e ha uno strano senso dell'umorismo che a volte lo rende ambiguo e non pericoloso all'apparenza. Ma la realtà è che Greg ha dei piani oscuri e potrebbe ben presto commettere un crimine terribile. Addirittura ha fatto tagliare i capelli al bambino in modo da farlo assomigliare a lui. Una libertà apparentemente innocente e inoffensiva, ma che cela un'ossessione malata. Greg rappresenta una minaccia per la vita di Jaden e la sua famiglia. Il racconto ci riporta alla fatidica data del 14 giugno 1997, l'inizio di una vicenda che avrebbe sconvolto l'opinione pubblica. La giovane madre single, Belinda Murphy, all'epoca 22enne, aveva bisogno di una pausa dalla sua vita stressante e decide quindi di affidare i suoi figli, tra cui il piccolo Jaden, alle cure di Greg. Greg, apparentemente un uomo affidabile, accetta l'incarico con entusiasmo e insiste addirittura per prendersi cura dei bambini per l'intera giornata e non soltanto per qualche ora. Ma la verità è che Greg aveva un piano ben preciso in mente. Si recò a casa di Belinda in moto per discutere dei dettagli dell'incarico, ma poco dopo tornò con la macchina. Secondo le indagini, sembra che l'uomo abbia avuto una scusa per utilizzare l'auto al posto della moto. Avrebbe potuto portare il bambino, quindi, in modo più sicuro. Belinda, ignara delle intenzioni di Greg, prepara il suo piccolo Jaden con cura, vestendolo adeguatamente e preparando una borsa con tutto il necessario per la sua cura. Purtroppo la donna non sapeva che stava consegnando il suo bambino a un pericoloso criminale. Ciò che Greg avrebbe fatto quella sera sarebbe stato sconvolgente. Secondo le prove raccolte dalla polizia, l'uomo aveva programmato un atto criminale terribile. Greg parcheggia l'auto, caricando a bordo ogni singolo oggetto preparato da Belinda. Con cura installa il seggiolino e fa accomodare il piccolo Jaden, oltre che agli altri bambini. Sembra che avesse deciso di portare con sé anche l'altra figlia di Belinda e alcuni dei suoi cuginetti, tutti destinati alla casa di Katie, la zia di Jaden. Una volta giunto a destinazione, Greg lascia i bambini presso la casa della donna, con l'intenzione di tornare più tardi e di far divertire il piccolo con i soldi lasciati da Belinda. Nessuno avrebbe mai immaginato che quella sarebbe stata l'ultima volta che Jaden sarebbe stato visto vivo. Quel giorno la madre del bambino aveva deciso di prendersi un po' di tempo per sé e quindi decide di andare ad una festa di compleanno fuori città insieme a Katie. Anche lei aveva lasciato i figli alle cure di una babysitter. Greg avrebbe dovuto solo tenere d'occhio Jaden per un paio d'ore, giusto il tempo per alleggerire la babysitter di Katie dal peso di 4 bambini. Ma che cosa è successo durante quel tempo? Greg ha portato il bambino nella sua casa
e lo ha lasciato giocare con i suoi cani, mentre lui lavorava sulla sua auto in garage. Quando la pioggia improvvisa è iniziata a cadere, Jaden è rimasto con i cani nel garage, al riparo dalla tempesta. Ma poi, una chiamata dal suo vecchio amico lo ha tenuto al telefono per circa un'ora. Nel frattempo, uno sconosciuto si è fermato nel suo vialetto, dando inizio ad una catena di eventi che ha portato alla scomparsa del piccolo. Nel momento in cui Greg ritorna nel garage, trova il piccolo Jaden con un taglio sul labbro e decide quindi di portarlo all'interno della casa per sistemarlo e curarlo un po'. Chiama anche la madre, Belinda, per rassicurarla. Ma quella è stata l'ultima volta che il bambino è stato visto vivo. Che cosa è successo in quei pochi minuti in cui Greg ha lasciato Jaden da solo nel garage con i cani? La risposta a questa domanda rimane un mistero inquietante. Belinda era convinta che Jaden stesse bene mentre parlava al telefono con Greg, perché poteva udire il figlio giocare con i cani in sottofondo. Nelle ore successive Belinda e altri avrebbero tentato di contattare Greg, senza successo. Secondo il ricordo di Belinda, quella sera aveva cercato di chiamarlo dalle 15 alle 20 volte, ma senza ottenere una risposta. In modo simile, un altro amico di Greg aveva pianificato di andare a casa sua quella sera per prendere alcuni controller Nintendo, ma aveva notato che il veicolo di Greg non era parcheggiato davanti alla casa come suo solito. Belinda e la sorella Katie erano già alla festa, ma Belinda inizia a preoccuparsi seriamente. Il telefono di Greg squillava o passava direttamente alla segreteria telefonica. In un certo momento, anche la vicina di casa di Greg, Marian McKinnon, aveva cercato di contattarlo a proposito di una questione di soldi in sospeso, ma anche lei non ha ricevuto risposta. Tuttavia, verso sera, era riuscita a mettersi in contatto con lui. Era stato proprio Greg a chiamarla per la questione dei soldi e per chiederle anche dei nuovi pannolini per il bambino. Non si sa però se alla fine li avesse ottenuti o meno questi pannolini, poiché la vicina non ne aveva. Si erano salutati amichevolmente, ma Maria non sapeva che la madre del bambino aveva cercato Greg quasi tutta la sera e non aveva idea dell'angoscia che Greg stava facendo provare a tutti i suoi conoscenti. Alle 11 di sera, Belinda chiama nuovamente il telefono di casa di Greg, dopo ore e ore di tentativi invani. Finalmente l'uomo risponde al telefono ed è in uno stato rilassato e sicuro di sé che aveva mostrato con Belinda precedentemente. Greg confida alla sua compagna di aver subito un'esperienza terribile. Il figlio letto, Jaden, si era ustionato il sedere a causa della vicinanza alla stufa e nonostante le cure fornite dall'ospedale, il bambino è stato trasferito in un altro ospedale per ulteriori trattamenti. Belinda naturalmente viene colta dal panico e informa immediatamente sua sorella Katie, con la quale si trovava a una festa. Tuttavia Katie tenta di rassicurare la sorella, spiegando che forse suo compagno le stava facendo uno scherzo esagerato. Si ricorda che Greg era una persona piuttosto strana e con un senso dell'umorismo particolare, e quindi non è escluso che stesse esagerando soltanto per farsi notare. Tuttavia Belinda è incredula e non può accettare che si possa scherzare su una cosa del genere. I suoi sospetti e la sua capacità logica sono stati annegati nell'alcol che aveva bevuto fino a quel momento. Il suo giudizio, così come quello della sorella, sembra essere stato completamente offuscato dal divertimento che stavano avendo poco prima. Alla fine, Greg e Belinda hanno iniziato a ridere e scherzare su ciò che lui aveva detto, sminuendo la cosa come una semplice burla. La loro conversazione sembra essere finita bene, ma purtroppo si è rivelata essere una gigantesca e intricata menzogna. Nell'ora successiva, la situazione sembrava essere tranquilla intorno a casa di Greg. A quanto si sa, era ancora a casa a vegliare sul piccolo Jaden dopo la sua misteriosa assenza. Tuttavia, poco dopo la mezzanotte, la vicina, Marian, chiama nuovamente Greg per avvisarlo che qualcuno stava lasciando la sua casa con la sua auto. Marian voleva assicurarsi che fosse proprio Greg al volante e non un ladro. E sembra proprio che fosse lui al volante, poiché quella notte era uscito per andare a prendere la sua compagna Belinda. Si dice che la donna, madre del bambino, lo avesse chiamato nuovamente quella sera, chiedendogli di venire a prenderla, poiché era ubriaca oltre misura. Le testimonianze raccolte finora presentano alcune discrepanze sugli orari, ma in generale questa è la versione dei fatti che emerge. Greg si reca sul posto dove si trova Belinda e la fa salire sulla sua auto.
Nonostante le sue evidenti condizioni di ubriachezza, Belinda si rende conto che suo figlio Jaden non è con loro. Il sedile posteriore dell'auto è vuoto e il bambino è sparito nel nulla. Greg risponde alla sua domanda dicendo che Jaden è stato portato in ospedale per curare la bruciatura al sedere. Solo allora Belinda capisce che quella non era una bugia, che il bambino era stato davvero portato in ospedale. Ma la donna, inebriata e confusa, non ha la forza mentale per chiedere spiegazioni a Greg. Il suo unico desiderio è quello di raggiungere il figlio in ospedale e chiede a Greg di portarla immediatamente sul posto. Ma Greg si rifiuta di accontentarla. Durante quei momenti di confusione, Greg manipola Belinda, approfittando del suo stato di sbronza e vulnerabilità per convincerla a seguirlo a casa sua, con la promessa di riconsegnarle suo figlio. Le fa bere del whisky per tenerla buona, rispondendo alle sue domande con vaghezze e rassicurazioni, fino a che i due si ritrovano nell'appartamento di Greg. Ma lì, invece di trovare un ambiente sicuro, scoprono che una finestra è stata infranta e si precipitano a controllare se qualcosa è stato rubato. Nonostante l'insistenza di Belinda per chiamare la polizia, Greg si astiene, giustificandosi, dicendo di conoscere il probabile colpevole della rottura della finestra e di voler evitare di causare problemi legali. Poco dopo, Greg si mette al telefono con Yvonne, la sua ex ragazza con cui si frequenta di nascosto, la stessa che Belinda non conosceva. Ma invece di essere onesto con Belinda, Greg continua a nasconderle la verità, accusando Yvonne di essere coinvolta nella rottura della finestra, mentre l'ex ragazza cerca di capire che cosa stesse accadendo in quel momento. Greg quindi sbuffa e riattacca, lasciando Belinda ancora più confusa e vulnerabile. Greg e Belinda escono di casa, lui intenzionato a riaccompagnare la donna a casa sua. Ma la situazione è tutt'altro che tranquilla. Nel cortile notano una testa di maiale mozzata. Un evento scioccante, soprattutto considerando che Greg e la sua ex, Yvonne, avevano avuto un maiale in passato e che Greg aveva accusato Yvonne di macellarlo contro la sua volontà. Questa coincidenza non può essere ignorata. Potrebbe esserci quindi un legame tra l'ex di Greg e la testa di maiale ritrovata. Ma chi è dietro tutto questo? E soprattutto perché? La confusione di Belinda è amplificata dall'alcol nel suo sistema. E l'unica cosa che sa in quel momento è che il figlio si trova in ospedale e che sarebbe stato proprio Greg a riaccompagnarlo presto a casa. Ma adesso c'è anche la questione della finestra rotta e della testa di maiale. Nonostante le strane scoperte, i due decidono di lasciare casa di Greg e di tornare a casa di Belinda. Greg promette di indagare sulla questione, ma per ora non sembra disposto a coinvolgere la polizia. Belinda, troppo esausta e confusa per fare altro, si addormenta con il pensiero del ritorno del suo bambino a casa. Ma la giornata pessima non è ancora finita e le risposte alle domande sollevate sono ancora elusive. Dopo 15 minuti dalla partenza della casa di Belinda, Greg viene fermato da un agente di polizia per eccesso di velocità. Nonostante il controllo di routine, Greg non fa menzione delle strane condizioni della sua casa. Il vetro rotto, la testa di maiale mozzata e la persona misteriosa vista nel vialetto di casa durante il pomeriggio. Inoltre non racconta nulla del piccolo Jaden Lesky, il bambino di un anno che era stato affidato alle sue cure più di 12 ore prima e che stranamente nessuno aveva più visto da allora. Nel frattempo, Belinda Murphy, riposando a casa sua, viene svegliata da Greg circa un'ora e mezza dopo che si sono salutati. Sono quasi le 5 del mattino e Greg, dopo averla scossa, le rivela la verità. Le confessa di aver mentito sul fatto che il piccolo Jaden si trovasse in ospedale e ammette di non avere la minima idea di dove possa essere. Greg ipotizza che il bambino sia stato rapito da qualcuno e questa volta Belinda capisce immediatamente che Greg è serio e che non stava più scherzando. Non scherzava come aveva fatto in passato. Greg si dimostra dispiaciuto e abbraccia Belinda, chiedendo scusa per l'accaduto. Durante l'interrogatorio con la polizia, Belinda mostra segni di sconvolgimento per la sbornia e soprattutto la perdita del bambino. Barcolla, balbetta e sembra in preda al panico, versando lacrime mentre racconta la sua versione dei fatti. Gli agenti, tuttavia, notano delle discrepanze tra la sua testimonianza e quella di Greg. Per questo motivo decidono quindi di interrogarli separatamente, in stanze diverse. Ed è qui che emergono le incongruenze nella versione di Greg.
Una narrazione strana e ambigua, priva di coerenza. La polizia diventa quindi sospettosa e decide di porlo in custodia, perquisendo sia la sua abitazione che il suo veicolo, alla ricerca di qualsiasi indizio su Jaden. Non trovando nulla di compromettente, però, decidono di rilasciarlo, ma lo tengono sotto osservazione attiva per diversi giorni. Sperano che Greg possa rivelare qualcosa che possa condurli al ritrovamento del bambino, ma per il momento non c'era traccia di Jaden. Tuttavia la polizia crede che il responsabile non sia lontano da lì. E così iniziano un'indagine. Dopo che il rapporto su Jaden è stato archiviato, la madre Belinda si è messa alla ricerca del suo bambino scomparso, insieme alla famiglia e agli amici. Ma la sua ricerca è stata ostacolata da una serie di eventi sconvolgenti. Belinda è tornata a casa in preda alla disperazione, ma Greg invece, appena uscito dalla prigione, non si è recato a casa sua, ma invece è andato direttamente da Belinda. Quest'ultima, piena di rabbia e dolore, ha pensato che tutto fosse colpa di Greg. Si sentiva tradita perché aveva riposto in lui tutta la sua fiducia. Ricordiamo che lo conosceva da tempo, anche come sua amante. Ma il giorno della scomparsa di Jaden, dopo tutto ciò che era accaduto, nella sua mente si era formata l'idea di voler sparare a Greg ai piedi, tanto era nervosa. Belinda racconta che al suo arrivo, Greg l'ha abbracciata di fronte a tutti i presenti, cosa che non aveva mai fatto prima, dimostrando un affetto che lei non si aspettava. Ma non sorprende il comportamento di Greg, visto che abbiamo già visto come è stato manipolatore quella sera. Sembra che stia fingendo in quel momento. Anche se poteva sembrare realmente dispiaciuto, si vedeva che stava nascondendo qualcosa. Belinda ha capito che il loro fidanzamento non aveva più senso, nonostante non ne abbia spiegato il motivo esplicitamente. Dopo quasi un anno di frequentazione privata e pubblica come amanti, i due si sono lasciati a causa delle troppe cose successe. Belinda si sente probabilmente fallita, come se la sua vita stesse crollando. Forse ha capito di aver fatto scelte sbagliate in quei giorni. In effetti, purtroppo, l'aver scelto Greg come compagno di vita è stato un tragico errore. Ovviamente lei non poteva conoscere tutto di lui, perché l'uomo ha saputo nascondere abilmente la sua parte peggiore. Ora vi spiego chi è Greg veramente, così potremo capire come i sospetti iniziali della polizia fossero giustificati. Greg, dal cognome difficile, noto per essere un individuo violento, ha avuto una relazione tossica con una certa Yvonne, di cui abbiamo parlato prima. Secondo alcune fonti, Greg avrebbe usato violenza nei confronti di Yvonne, ma nonostante ciò, i due hanno continuato a vedersi di nascosto. La rottura di una finestra e l'insolito ritrovamento della testa di maiale davanti alla casa di Greg sembrano essere stati causati dagli amici di Yvonne, che consideravano Greg come un vero e proprio bastardo e che hanno agito quindi per vendetta. Tuttavia, sia la relazione complicata con Yvonne che gli atti intimidatori non hanno nulla a che fare con la tragica vicenda di Jaden, il piccolo protagonista della nostra storia. Il bambino è stato vittima delle circostanze e degli eventi ambigui legati a un uomo controverso come Greg, che sembra aver sfruttato la situazione a suo vantaggio. La polizia sta seguendo da vicino Greg, consapevole della sua natura losca e delle sue possibili responsabilità nella vicenda di Jaden. Nelle giornate e nelle settimane successive alla scomparsa, gli investigatori sospettano sempre di più di Greg e ad un certo punto dichiarano apertamente di aver aperto un'indagine per omicidio perché pensano che del bambino ne sia rimasto ben poco. Non solo Greg, ma anche la sua ex ragazza Yvonne viene sospettata. Il 16 luglio 1997, circa un mese dopo la scomparsa, si verifica un evento decisivo. Greg viene ufficialmente accusato dell'omicidio di Jaden e passa l'anno successivo dietro le sbarre in attesa del processo, assistito dal suo avvocato Colin Lovett. Ma la ricerca di Jaden non si ferma alla sola cattura del presunto colpevole. Passano mesi di ricerche estenuanti, ma il bambino non viene ancora trovato. Tuttavia, la situazione prende una piega drammatica il 1 gennaio 1998, proprio a Capodanno, quando avviene un altro evento decisivo. Una famiglia che stava festeggiando al Blue Rock Lake scopre casualmente il corpo senza vita del piccolo Jaden a circa 18 km a nord della città dove era scomparso. L'anno 1998 inizia in modo tragico per tutti in quella città e la scoperta è scioccante.
Secondo i rapporti, Jaden è stato trovato con alcuni degli stessi vestiti indossati quando è scomparso. Il cadavere sembra essere stato immerso in acqua per un lungo periodo di tempo e presenta segni di violenti colpi di un piede di porco. Il braccio sinistro del ragazzo è avvolto da fasce elastiche che coprono la pelle dal gomito al polso. L'autopsia rivelerà in seguito che il braccio era stato rotto solo uno o due giorni prima della morte. Le fasce elastiche sembrano essere state messe in modo casuale sul braccio, suggerendo che il responsabile le abbia applicate dopo aver ucciso il bambino. A pochi metri dal corpo si trova la borsa che la madre aveva preparato per lui, contenente snack e giocattoli. Viene trovato anche un sacco a pelo di dimensioni adeguate per un bambino, completamente bagnato. Il modello del sacco a pelo è molto simile a quello posseduto dalla sorella di Belinda, Katie. È probabile che il corpo del bambino sia stato prima legato e poi gettato nel lago. Al momento, la priorità è informare i media, raccogliere le prove e condurre l'autopsia. Durante l'esame si scopre che Jaden aveva subito un trauma cranico causato da un oggetto contundente alla parte posteriore della testa, il che avrebbe potuto causarne la morte. Inoltre il bambino presentava una possibile frattura alle costole che si ipotizza essere avvenuta giorni o settimane prima della morte, senza che nessuno se ne fosse mai accorto. Curiosamente il corpo del bambino è in ottime condizioni. Il corpo è stato rinvenuto nel lago dopo aver passato diversi mesi nell'acqua. Nonostante ciò, il freddo inverno ha permesso al corpo di conservarsi. Tuttavia, durante l'autopsia, gli investigatori hanno notato una decomposizione parziale e non sono stati in grado di confermare se la ferita alla nuca fosse la causa effettiva della morte. Ciò ha portato a considerare altre possibili cause, come lo strangolamento o l'annegamento stesso. Ma la scoperta più inquietante è stata quella del farmaco Benzexol nel sangue di Jaden, un farmaco generalmente prescritto per chi soffre del morbo di Parkinson. Questo indica che il bambino era stato drogato con questa sostanza diverse ore prima della sua morte. Non è chiaro quando abbia assunto il farmaco e se lo abbia fatto accidentalmente, ma gli effetti collaterali, tra cui vertigini, nausea e allucinazioni, potrebbero essere stati particolarmente pericolosi per un bambino così piccolo. L'evidenza suggerisce che qualcuno sia responsabile di questa terribile tragedia. La polizia ha già in custodia un individuo inquietante di nome Greg, il quale sembra avere legami con il caso. La verità sembra essere sempre più vicina, ma in realtà c'è ancora molto altro da scoprire. Le incongruenze di Greg sono sotto il radar della polizia e costituiscono un aspetto cruciale delle indagini sulla morte del piccolo Jaden. La sua versione dei fatti ha evidenti discrepanze con le testimonianze degli altri soggetti coinvolti, tra cui la vicina di casa, l'amico che doveva passare da lui e persino la madre stessa del bambino. Inoltre, diverse telefonate effettuate da Greg quel giorno presentano notevoli buchi temporali, durante i quali, se fosse stato lui il responsabile, avrebbe potuto agire contro il bambino. Tuttavia Greg ha tentato di confondere le acque con una storiella sull'ospedale che poi si è rivelata essere completamente inventata. Anche alcune parti della sua prima versione dei fatti sembrano poco credibili, come quella in cui ha detto di essere stato in garage o di aver visto qualcuno di sospetto fuori dalla sua abitazione. Uno dei momenti più sospetti di tutto il racconto di Greg riguarda il periodo di tempo controverso in cui ha lasciato la sua casa per andare a prendere Belinda alla festa. Secondo gli orari, potrebbe aver fatto qualcosa di sinistro durante quella fase. Come per esempio, uccidere Jaden prima di recarsi da Belinda. Ciò è dovuto alla testimonianza dei responsabili della rottura della finestra e del deposito della testa di maiale che affermano che Greg non era in casa in quel momento. Questo significa che è rimasto fuori con la sua auto per un lungo periodo prima di arrivare da Belinda, un lasso di tempo sospetto in cui potrebbe aver commesso l'omicidio, mentre la sua ubicazione, quella di Jaden, non era nota. Le dichiarazioni di Greg alla polizia si sono rivelate poco utili per far luce sul caso. Durante l'interrogatorio, Greg ha dimostrato di essere un abile manipolatore, cercando di confondere gli investigatori con spiegazioni artificiose e testimonianze più che fasulle. Nonostante manchino prove concrete, oramai ci sono pochi dubbi sul suo coinvolgimento nell'evento. La sua difesa non si limita a negare le accuse, ma mira a seminare confusione e distorsione dei fatti.
sostenendo di non ricordare dettagli cruciali. Il suo avvocato, Colin Lovett, ha adottato una strategia simile, rendendo difficile la ricostruzione degli spostamenti di Greg durante il periodo in cui è avvenuto il crimine, così come in altri momenti della giornata. Nonostante ciò, Greg viene processato per i suoi presunti crimini e il caso diventa rapidamente una delle storie più seguite della regione. L'evento che si è svolto tra novembre e dicembre del 98, per ben 34 giorni, è stato uno dei casi più clamorosi dell'anno nella regione e ha fatto emergere una serie di dettagli scabrosi sulla vita privata delle persone coinvolte, tra tradimenti e intrighi familiari. Il processo si è rivelato un vero e proprio spettacolo, con tutti i particolari sulla relazione tra Greg e Belinda, tra Greg e Yvonne, tra Belinda e Brett, tra Belinda e la sorella Katie e altri ancora, tutti forniti al pubblico. Ma non solo. Nel corso del processo sono emersi nuovi particolari e indizi sospetti, tra cui l'impronta di sangue su pettorina e pantaloni di Jaden, la quale non corrisponde a nessuna delle persone citate. Sfortunatamente, anni dopo la tragica morte di Jaden, l'inchiesta di un medico legale ha rivelato una sorprendente verità. Le nuove prove raccolte nel caso erano state contaminate da prove di un altro caso. Ma nonostante questo, il processo contro l'uomo principale si sta ancora muovendo verso un verdetto di colpevolezza. Gli amici e familiari di Greg hanno fatto alcune rivelazioni scioccanti riguardo al suo comportamento verso il bambino. Secondo loro, l'uomo era stato visto lasciare Jaden da solo, chiuso fuori di casa con i suoi cani, senza prestargli alcuna attenzione. Inoltre, il piccolo era tornato a casa con graffi e lividi, proprio come quelli descritti da Greg stesso in una chiamata con la sua amante. La posizione dell'accusa si fa sempre più forte, presentando prove sempre più incriminanti. Al momento del suo arresto, l'uomo indossava abiti bagnati, compreso il suo portafoglio. Inoltre, nella sua casa sono stati scoperti banconote bagnate e tessuti macchiati di sangue, trovati nel bidone della spazzatura. Sebbene queste prove siano molto inquietanti, non sono del tutto conclusive. Nonostante le testimonianze sfavorevoli e il suo modo sempre più controverso di presentare i fatti, la giuria ha sorprendentemente emesso un verdetto a suo favore. Nonostante il fatto che tutti, senza eccezioni, avessero capito che l'uomo era in qualche modo coinvolto in questo crimine. Ed è così che il 4 dicembre del 98 Greg viene assolto. Secondo una fonte, le leggi australiane impedirebbero di accusare nuovamente l'uomo per lo stesso crimine. Tuttavia, moltissime persone sono ancora convinte della sua colpevolezza, nonostante la sentenza di assoluzione. Mentre si trovava in prigione, aspettando il processo, Greg avrebbe confessato il crimine ad un altro detenuto. Secondo questa confessione, la morte di Jaden sarebbe stata accidentale e sarebbe avvenuta mentre Greg lavorava sulla sua auto. Pare che qualcosa fosse accaduto al piccolo, causandone la morte. In un tentativo disperato di salvarlo, Greg avrebbe cercato di dargli delle medicine e di applicargli dei lacci sul braccio rotto. Tuttavia, la testimonianza di questo detenuto è stata successivamente dichiarata inammissibile e non ammessa al processo. Nonostante la plausibilità di queste affermazioni, bisogna tenerle in considerazione con cautela, poiché potrebbero essere un'altra menzogna nell'infinita serie di depistaggi e inganni in questo caso. E così il tempo passa, ma il caso Jaden continua ad essere uno dei più controversi e misteriosi della regione. Nel 2004, il medico legale Graeme Johnston avvia un'inchiesta e dopo anni di ricerca e analisi nel 2006 rilascia un rapporto di 101 pagine che getta luce su tutta la vicenda. Tra le informazioni emerse si trovano dettagli precisi sugli orari al centro del dibattito. Ma soprattutto, il rapporto conferma che la morte del piccolo è probabilmente dovuta a ferite alla testa. Il ruolo di Greg, un uomo dalle molte sfaccettature e dall'evidente pericolosità, resta sempre più ambiguo. Nonostante il rapporto del medico legale, le circostanze esatte della morte del piccolo Jaden rimangono oggetto di congetture e controversie. Quello che è certo è che il bambino di soli 14 mesi aveva bisogno di cure e protezione, cure che purtroppo non gli sono state fornite adeguatamente. L'inchiesta del 2006 ha riportato l'attenzione sulla vicenda,
ma ad oggi non ci sono stati altri sospetti o accusati per l'omicidio del piccolo Jaden. Ma la domanda sorge spontanea. Se non è stato Greg, allora chi ha ucciso il piccolo Jaden? E soprattutto perché? La morte di un bambino innocente è sempre un evento tragico e sconvolgente, e nel caso di Jaden lascia molte domande senza risposta. Chi ha potuto compiere un atto di tale violenza e crudeltà? Quali motivi potevano spingere una persona a uccidere un bambino di appena 14 mesi? Per rispondere a tutte queste domande, è necessario analizzare il profilo psicologico del possibile criminale. In primo luogo, la morte di Jaden sembra essere stata causata da un atto di violenza fisica. Questo suggerisce che il colpevole potrebbe avere problemi di aggressività o di difficoltà nel gestire la propria rabbia. Inoltre, il fatto che Jaden fosse un bambino così piccolo e indifeso potrebbe indicare una mancanza di empatia da parte del criminale. Potrebbe trattarsi di una persona incapace di comprendere il dolore e la sofferenza degli altri o di un individuo che ha un profondo risentimento nei confronti dei bambini. Infine, il modo in cui il corpo di Jaden è stato nascosto potrebbe essere un indizio del fatto che il criminale abbia cercato di nascondere la propria colpevolezza. Questo potrebbe essere indicativo di una persona manipolativa e calcolatrice o di un individuo che ha paura delle conseguenze delle proprie azioni. Nonostante il fatto che non sia stato possibile identificare con certezza l'autore del crimine, alcuni elementi del caso suggeriscono l'ipotesi di un delitto premeditato e mirato. Innanzitutto, è stato rilevato che il bambino presentava già diverse lesioni antecedenti alla sua morte, segno di una possibile violenza fisica perpetrata da qualcuno che aveva accesso regolare alla sua persona. In secondo luogo, sembra strano che un estraneo abbia agito in quel modo, visto che l'abitazione si trovava in un quartiere residenziale dove i vicini si conoscevano tra di loro e solitamente si guardavano le spalle l'uno con l'altro. Tutto ciò suggerisce la possibilità che il responsabile avesse un qualche tipo di relazione o connessione con la famiglia di Jaden. Si potrebbe forse pensare a un familiare, un amico o un vicino di casa, ma sicuramente a qualcuno che frequentava regolarmente l'abitazione e che quindi aveva la possibilità di conoscere il piccolo. Inoltre, l'età e la vulnerabilità del bambino potrebbero aver giocato un ruolo importante nella scelta del bersaglio. Jaden aveva soltanto 14 mesi, era completamente indifeso e dipendeva totalmente dagli adulti per la sua sopravvivenza. Questo potrebbe aver attirato l'attenzione del suo aggressore, che avrebbe potuto provare una sorta di gratificazione nel controllo e nella sopraffazione di una persona così fragile e incapace di difendersi. Sebbene la legge possa proteggere Greg, non c'è alcun dubbio che abbia avuto un ruolo nell'omicidio del piccolo Jaden. Molti continuano a cercare la prova definitiva che lo incriminerebbe, ma finora non è stata trovata. Tuttavia ci sono coloro che lottano per la giustizia, tra cui la madre stessa del bambino, Belinda, che è convinta nella colpevolezza del suo ex compagno. Anni dopo la morte di Jaden, Belinda si è sposata e ha avuto altri figli. Nonostante siano passati più di 20 anni, continua a chiedere a Greg di confessare tutto e di smettere di manipolare e fingere. Nel mese di aprile del 2014, anno del 18° compleanno del piccolo Jaden, Belinda ha pubblicato una lettera aperta su un giornale locale per ricordare suo figlio e chiedere ancora giustizia. Presto dovrebbe essere il 18° compleanno di Jaden. Ci ho pensato per settimane. Cosa avrei fatto il giorno in cui è nato 18 anni fa? Cosa avrei fatto il giorno del suo 18° compleanno? Cosa potrei fare in questo giorno per ricordare mio figlio e fare qualcosa in sua memoria? Cosa non darei per averlo qui? La mattina, quando si sveglia, viziarlo di regali e potergli augurare buon compleanno. Sarà invece un giorno senza regali e senza auguri. E invece scrivo questa lettera, a te, Greg. Ho già premuto il tasto cancella più volte mentre scrivevo questa lettera. Perché, davvero, che cosa posso dirti? Non passa giorno nella mia vita in cui non dico buongiorno o buonanotte a Jaden. Non lo dico sempre ad alta voce, o per lo più mantengo i miei pensieri nella mia testa. Quello che non riesco a capire è come tu possa guardarti allo specchio ogni giorno e sapere cosa hai fatto a tutta la mia famiglia. All'inizio, quando è successo tutto questo, era tutto un po' confuso. Non avrei mai immaginato nei miei sogni più sfrenati che mi sarei svegliata un giorno con questo incubo. Incubo che è, e probabilmente sarà così, fino al mio ultimo respiro.
Ora ho 38 anni. Mi sveglio ancora ogni giorno e vado a letto ogni notte. Piango in silenzio, penso in silenzio. Sono in qualche modo intrappolata nella mia mente, perché non voglio gravare su nessuno con quello che sento o quello che vivo ogni singolo giorno. Ho perso amici e tutta la mia famiglia a causa della persona amareggiata e diffidente che sono diventata oggi. Porto i miei figli a scuola e ogni singolo giorno una parte di me ha paura che non ci siano quando andrò a prenderli. Raramente li lascio stare a casa di amici perché penso che potrebbe succedere qualcosa. E in un certo senso li vizio in modo che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno, a casa e non altrove. Domani mattina preparerò i pranzi scolastici dei miei figli e una parte di me si sente in colpa perché quando imburro quel pane, al mio Jaden non gli preparo il pranzo. Posso spazzolarmi i capelli e chiedermi come sarebbero i suoi capelli se li spazzolassi. Che aspetto avrebbero? Che odore avrebbero? Quando sono in lavanderia a piegare il bucato, mi chiedo cosa avrebbe indossato oggi. Dov'è la sua pila di vestiti? Faccio finta che sia seduto in fondo al mio letto, nel cuore della notte, e fisso l'estremità del letto, sperando che tutto questo possa essere soltanto un incubo, dal quale, in qualche modo, mi sveglierò. Greg, non ti avvicinerai mai, mai, a quello che passa una madre quando suo figlio le viene portato via. Quando Jaden era scomparso, continuava a ripetermi che un giorno avrebbe compiuto 18 anni e che mi avrebbe trovata. Sarei stata con lui, lo credevo onestamente, ma presto compirà 18 anni e so che non busserà mai alla mia porta. Quando l'agente Michael Roberts è arrivato in cima alla collina, a Blue Rock Dam, quel giorno, è stato trovato il suo corpicino e l'agente mi ha fatto sedere nella sua macchina e mi ha spiegato che era lui, mio figlio. Io non posso nemmeno iniziare a spiegare come mi sia sentita nel percepire quelle parole. Quando ho perso Jaden, ho perso me stessa. Non ho veri amici, non ho più una famiglia. Allontano le persone perché trovo estremamente difficile fidarmi di qualcuno che si avvicina ai miei figli. Non appena le persone si avvicinano a me, comincio a farmi prendere dal panico e trovo ragioni per eliminarle dalla mia vita, piuttosto che ferire me o i miei figli. Di recente mi è stato chiesto come avrei festeggiato il compleanno di Jaden. La parola festeggiare è usata per momenti felici, ricordi felici, e non festeggerò il compleanno di Jaden. Perché non posso. Per favore, Greg, prima di morire, scrivi quello che è successo e conservalo da qualche parte. Ma per favore, almeno fallo per Jaden. Fai conoscere la verità a qualcuno. Non so nulla di ciò che accadrà in futuro. Nulla me lo riporterà mai indietro. Ma meritiamo di sapere cos'è successo. Quindi, per favore, prima che la tua vita finisca, per favore, di solo la verità. Il mio Jaden merita tanto. Con grande dispiacere vi informo che questo sconvolgente crimine rimane ancora irrisolto. Nonostante gli sforzi di numerose forze dell'ordine e delle autorità investigative, la verità sulla morte del piccolo Jaden Lasky rimane avvolta nel mistero. È un triste epilogo per una vicenda che ha sconvolto la comunità locale e ha fatto scalpore in tutto il paese. Nonostante gli anni passati dall'evento, non c'è stata alcuna svolta significativa nelle indagini e il caso rimane aperto. La giustizia per Jaden sembra ancora essere un obiettivo lontano e questo triste capitolo della sua vita è ancora privo di una conclusione soddisfacente. E con questo si conclude la storia del caso di Jaden Lasky, ma la domanda che rimane è: chi ha ucciso questo innocente bambino? Vi ho parlato di una serie di indizi e testimonianze, ma la verità rimane ancora elusiva. Quindi, cari amici, voglio sentire la vostra opinione. Fatemi sapere che cosa ne pensate del caso e soprattutto, secondo voi, chi è il colpevole? Greg o qualcun altro che magari ce l'aveva con lui? Scrivete nei commenti e fatemi sapere la vostra teoria. Continuate a seguirmi per altre storie avvincenti e misteriose come questa. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E ricordate, la verità è là fuori. Dobbiamo soltanto trovarla. Alla prossima. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita.